Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan brioche con mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono latte, lievito, zucchero, farina di tipo manitoba, uovo, miele, mascarpone, sale e aroma di brioche. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo il miele. La farina. L'aroma di brioche, l'uovo e il sale. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti in modalità spiga. Ora azioniamo il bimby per 3 minuti in modalità spiga e aggiungiamo dal foro del coperchio man mano il mascarpone. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per 3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro. Dividiamo l'impasto in 10 palline da 100 g l'una. Trasferiamolo su una stampa a ciambella ben imburrato. Lasciamo lievitare per un'ora in forno spento. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il pan brioche. Adesso lo spennelleremo con il tuorlo e il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 30 minuti circa. Il pan brioche è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Pan brioche con mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta!